questo è l'orto di carote del signor Coniglio. Ascoltatemi bene, il coniglio Pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate. Andiamo ad aspettare dentro. La casa di Rebecca Coniglio è sottoterra. Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio Pasquale? No, ma il coniglio Pasquale è un coniglio, giusto? Certo. E anche tu sei un coniglio, no? Certo. Secondo te che aspetto ha? Io penso che assomiglia a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. No, io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Non quando c'è del magnifico gran turco da mangiare. Su, avanti, andiamo a casa. Peppa, George, vi piacerebbe dare il gran turco alle mie gallinelle? Sì, sarà divertente, nonna. Ecco qui, gallinelle, mangiate. Avete anche una capanna per giocare. No, Peppa, quello è il pollaio, dove le galline depongono le uova. Le uova? Però io non vedo nessun uovo qua dentro. Adesso no, ma molto presto ce ne saranno tante. È ora di andare a dormire per Peppa e George. Le galline avranno già deposto le uova nel pollaio, nonna Pig. Forse domani mattina, Peppa. E come facciamo a sapere quando sarà mattina? Beh, ce lo dirà Neville. E ora fate la nanna. Notte, nonna. È mattino. È Neville, sveglia! Grazie per averci svegliato, Neville, buongiorno. Buongiorno, care Giuditta, Sara e Vanessa. Avete fatto qualche ovetto? 1, 2, 3, 4. 4 begli ovetti, nonna. Mangeremo uova a colazione stamattina. Sì, grazie a loro, le simpatiche Giuditta, Sara e Vanessa, le nostre gallinelle. Uova alla coq per tutti quanti. Evviva! Sono davvero deliziose. Nonna, le tue gallinelle fanno delle uova belle e molto buone. Certo, grazie al gran turco di ottima qualità che mangiano. E alla mia lattughina verde. Bravissimi, molto bene. E ora datevi da fare. Inizia la caccia alle uova di cioccolato di nonno Pig. Hai tempo per bere una tazza di tè, nonno Pig? Oh, certo! Lì ci vorrà chissà quanto tempo per trovare le mie uova di cioccolato. Le ho nascoste talmente bene. Ecco qui un uovo! Peppa ha trovato un uovo di cioccolato in un vaso da fiori. Eccone qui un altro! Rebecca Coniglio ha trovato un uovo di cioccolato nascosto dietro a un cespuglio. Emily Elefante ha trovato un uovo di cioccolato sul ramo di un albero.
Credo di sentire il profumo dell'uovo di cioccolato. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Eccolo! Anche Freddy Volpe ha trovato un uovo di cioccolato. Nonno Pig, abbiamo trovato le uova, guarda! È stato molto divertente! Ma a dire il vero, un po' troppo facile! Non è stato poi così facile per i più piccoli. George, Edmond e Richard non hanno trovato nessun uovo. Chissà mai dove saranno le altre uova. Uovo cioccolato! Oh, Edmond, credo proprio che tu abbia qualcosa dietro questo orecchio. Ora tutti hanno trovato l'uovo di cioccolato. Che cosa ci facciamo, nonno Pig? Le potete mangiare, naturalmente. Buongiorno a tutti. Nonna, nonna, abbiamo trovato tutte le uova di cioccolato. Ma dove sono finite? Io non vedo nessun uovo. Sono tutte nelle nostre pance. E intorno alla vostra bocca. No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Oh. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Puh, ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo. George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa, ma temo che adesso questo gioco sia finito. A te invece quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango. Oh, ma qui non ci sono pozzanghere. Serve la pioggia per fare le pozzanghere. Possiamo fare finta che stia piovendo. Le gocce, la pioggia, poi scende giù e fa flu flu, plin 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 plin. Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi, ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, Papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, Papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento. Ma io ho delle ruote. Whee! Ah, questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum. Whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa. Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Madame Gazzella, noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino.
Molto bene, Peppa e Giorgia. È una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Però questo è proprio un rovo di more con i fiocchi. Questo cespuglio di rovi si trova qua da quando ero piccola così. È un arbusto troppo cresciuto. Avrei dovuto sradicarlo molti anni fa. Nonnino, perché mai dovresti togliere il rovo delle more? Non mi piace per niente il modo in cui mi osserva. Ma che dici, nonno? È solo un innocuo rovo. Ed è carico di splendide more gustose. George ha notato alcune grosse e succulente more. Attento, George, potresti pungerti con le spine. Per prendere le more difficili da raggiungere, ho un bastone. Nonno Pig, sei un nonno fantastico. Ma le migliori more sono quelle che si trovano nel punto più alto. Per questo ho portato la mia scala. Non ti sporgere troppo, mi raccomando, mamma Pig. Non ti preoccupare, mi arrampico su questi cespugli di more da quando ero piccolissima. Sì, ma ora non sei più tanto piccola. So quello che faccio. Ai ai, mamma Pig è caduta nel rovo. Mamma, riesci a uscire da lì? No, mi sono impigliata. Sei imprigionata in un rovo di more, proprio come la bella addormentata. Cosa? Tanto tempo fa c'era una principessa che si chiamava la bella addormentata. Un giorno si addormentò, crebbero tanti rovi e rimase lì per 100 anni. Ah, è una bella storia, Peppa. Arriva Susy. Ciao, Peppa. Ciao, ciao, Susy. La mia mammina è rimasta imprigionata in quel rovo di more e ci rimarrà per almeno 100 anni. Come la bella addormentata. E verrà salvata da un bellissimo principe con il suo bacio incantato. Alla mia mammina oggi è capitata questa avventura bellissima. Vorrei tanto che anche la mia mamma avesse un'avventura come questa. Qualcuno può pensare ad un modo per farmi uscire da qua? Non ti preoccupare, mammina. Fra 100 anni esatti, un bellissimo principe verrà a tirarti fuori da lì. Zoe, Pedro e Rebecca si nascondono dietro a una staccionata. Susy ed Emily si nascondono dietro a un cespuglio. 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Ho capito dove siete. Peppa non riesce a trovare nessuno. Ma no, così è impossibile. Freddy Volpe li raggiunge per giocare. Ah, ciao Freddy. Ciao Peppa, che cosa state facendo? Stiamo giocando a nascondino, però io non trovo nessuno. Vuoi che vada io a cercarli al tuo posto? Ci puoi provare, ma ti avverto che è difficilissimo. Dici? Sta a guardare. Vi ho trovati! Oh, ciao Freddy! Ah, eccovi qui! Freddy Volpe ha trovato tutti! Ma come ci sei riuscito, Freddy? Sono molto bravo a sentire gli odori! Scusa, ma che cosa c'entra l'odore? Beh, io riesco subito a trovarvi fiutando col naso il vostro odore! Ma io non ho nessun odore! La mamma mi ha fatto il bagno ieri sera! Sì, lo so! Infatti, odori di pulito! Oh! Io riesco a trovarvi perfino se tengo gli occhi chiusi! Coraggio, allora! Trova Susy tenendo gli occhi chiusi sempre! Facilissimo! Nasconditi, Susy! 1, 2, 3! Susy cerca un posto dove nascondersi. 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me! Freddy chiude gli occhi e si mette a cercare Susy. Fiuta tutti i posti in cui Susy è passata, intorno all'albero, dietro al cespuglio e su per la collina. Ti ho trovata! Oh! E tutto grazie al mio naso! Hai un super naso! Già, proprio così! Ma ecco che arriva Nonno Cane. Buongiorno, caro Nonno Pig! Ottima giornata per navigare! Sì,
Buongiorno, nonno cane. Sto portando la mia barca in cantiere stamattina. Devo fare alcune riparazioni. Ti dispiacerebbe portare anche la mia barca in cantiere? Ha qualche piccolo problema? Ma certo! Dove si trova, a proposito? Veramente sotto di me? Oh, è affondata? Appena di qualche centimetro. Mi sorprende che non sia affondata tanto tempo fa, a dire il vero. Cosa? È una barca decisamente migliore di quel tuo rottame arrugginito. Nonno cane e nonno Pig sono ottimi amici. Prendi questa, capitano! Obbedisco, nonno cane! Nonno cane ha tirato la barca di nonno Pig fuori dall'acqua con il carro attrezzi. Oh! Prossima fermata, cantiere navale! Che cos'è un cantiere navale? Un cantiere navale, Peppa, è un posto dove vengono riparate le barche. Questo è il cantiere navale di nonno Coniglio. Hola, buona giornata, amici miei! Ciao, buona giornata a te, nonno Coniglio! Chi ha ridotto così la tua povera barca, nonno Pig? Qualcuno, senza volerlo, ha urtato contro un ormeggio. Si è sentito un gran botto e si è formato un grosso buco. Là... Non devi mai lasciare il timone della tua barca ad altre persone, nonno Pig. Sì, ma puoi aggiustarmela? Ma certo, devo solo capire se il danno è molto grave. Nonno Coniglio misura il buco della barca di nonno Pig. Ora devo trovare qualcosa per rattoppare la falla. Deve essere bello saper riparare le imbarcazioni. Oh, ci vogliono anni per imparare bene il mio lavoro. Da quanto tempo ripari le barche, nonno Coniglio? Da anni. Volare è il modo di Binky per mantenersi in forma. Sapete dirmi di che cos'altro ha bisogno il nostro Binky per stare bene e in salute? Ha bisogno di mangiare. Esatto. Ha bisogno di bere. Proprio così. Ha bisogno di respirare un pochino. Molto bene, brava. E anche di dormire. Risposta esatta. Scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato in tempo. Oh, Pedro Pony, a te piace dormire, non è vero? Sì, Madame Gazzella. Qui dentro ho un animaletto a cui piace tanto dormire. Quella è una tartaruga. Sì, è Tiddles, la tartaruga. Ciao, Tiddles. La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena. Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile, tu sai dire solo dinosauro. Ma quello è proprio un dinosauro. No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. È tutta piena di scaglie, come un drago. Lei sa sputare fuoco. No, però in compenso ha una lingua molto lunga. Che cosa sarà questo suono? Sarà l'allarme di una macchina. Forse è la sirena dei pompieri. No, è solo il piccolo Alex. Ehi, salve a tutti! Bene arrivato, zio Pig! Buongiorno! Buongiorno, zio Pig! Ti ricordi ancora del piccolo Alex, non è vero, Peppa? Certo! Pensate di fermarvi qualche giorno? No, queste sono le cose che servono al piccolo per un giorno solo. Non si può andare da nessuna parte senza portare tutta questa roba. Ciao, come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo.
Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale. Sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Oh, continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Brrr, apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Oh. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh, no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi. Bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Mamma, potrei avere un po' di biscotti per i miei amici, per favore? Ma certo, prendili pure. Grazie, mamma. Susie è tornata con i biscotti. Non ti ha visto proprio nessuno? No, beh, è soltanto un adulto. Guarda là. Volete un po' di spremuta insieme a quei biscottini? Quali biscottini? I biscottini che ti ho appena dato per i tuoi amici. Oh, Susie! Che problema c'è? Siamo in un club segreto dove si fanno cose segrete e invece Susie l'ha spifferato a tutto il mondo. Oh, posso entrare nel vostro club segreto? Vi prego, ho sempre desiderato far parte di un club segreto. È molto difficile entrare nel nostro club. Perché per entrare ci devi dire prima la parola d'ordine. Qual è? Picca, nidde, nodde. Picca, nidde, nodde? Ecco, fatto. Ora sei ammessa. E che cosa succede adesso? Guardate chi arriva. È Papà Pig. Vado a parlare col mio papà. Però non dirgli niente del nostro club segreto, va bene? Ciao! Ah, sei qui, mamma Pecora. Ci sono novità?
Club segreto. Oh, no! Oh, ho sempre voluto far parte di un club segreto. Posso entrarci anch'io? Non ci puoi entrare, papino caro, perché tu fai parte dei grandi. Anche la mia mamma fa parte dei grandi. Beh, però se proprio ci tieni, devi dire la parola d'ordine. Qual è? Papa dide dude dam. Papa dide dude dam. Sei ammesso! E ora cosa facciamo? Guardate! È mamma Pig. Segui la mamma, in gran segreto però. Papa Pig! Ah, ciao mamma Pig. Come mai sei in questo cespuglio? Club segreto. Uffa! Avrei se... Pig, hanno battuto il tuo record mondiale! Tutti noi vogliamo che diventi campione di nuovo! È molto importante! Dite davvero? Sì! Sì! Ok, batterò il nuovo record! Domani! Evviva! Ma dovrò allenarmi a saltare nelle pozzanghere se voglio vincere! Chiunque sa saltare su e giù nelle pozzanghere di fango, papino! Certo, ma non tutti sono campioni del mondo, cara Peppa! Papa Pig, il migliore del mondo! No, Peppa. Devo diventare tutt'uno con la pozzanghera. Come? Per saltare nella pozzanghera devo pensare come la pozzanghera. Ma dovrai correre avanti e indietro? No. Allora forse dovrai fare le flessioni? No. Dovrò dormire e sognare tante, tante pozzanghere. È il giorno del grande salto nella pozzanghera. Papà Pig indossa il suo costume da salto nella pozzanghera. Non trovo più i miei stivali dorati. Dove saranno? Ho dato qui i vecchi stivali al nonno per il giardinaggio. I miei stivali dorati porta fortuna, usati come stivali da giardinaggio. Ma ne hai degli altri? Non è la stessa cosa, uffa. Sì, pronto? Nonno? Ti ricordi i vecchi stivali che ti avevo dato? Sì, ricordo. Servono urgentemente a papà. Potresti ridarmeli? Sono diventati dei vasi. Nonno Pig ha piantato dei pomodori negli stivali portafortuna di Papà Pig. Ci servono per il salto nella pozzanghera oggi stesso. D'accordo, te li porto immediatamente, mamma Pig. Sono tutti venuti a vedere Papà Pig che salta nella pozzanghera. Per favore, un bel applauso per il vostro caro vecchio amico signor Potato! Vediamo se qui ho un libro sugli orologi. Ah, eccolo qui! Come funzionano gli orologi? Nonno Pig ha aggiustato l'orologio a Cucù. Evviva! Mamma Pig viene a riprendere Peppa e George. Mamma, guarda, nonno ha aggiustato l'orologio a Cucù. Che bello! E quello che cos'è? Questo è il mio vecchio computer. Io non sono capace di aggiustarlo. Non è rotto. Ho comprato un computer nuovo e pensavo che avresti gradito quello vecchio. No, non sono sicuro di aver bisogno di un computer. È un computer? Cosa ci si può fare? Ci si possono scrivere le lettere? Guarda, nonnina! A, B, C, D... E i numeri? 1, 2, 3... Ho paura che potremmo romperlo, premendo il tasto sbagliato. Non ti preoccupare, non si romperà. Solo che non devi dargli il latte e nemmeno i biscotti né la marmellata. La cosa che sa fare meglio è... il gioco della gallinella felice. Quando si preme questo tasto, lei fa un uovo. Io sono molto brava a giocarci, ma George è più forte. Molto divertente. Forse lo dovremmo tenere questo computer. Che cosa ne dici, nonna Pig? Arrivederci! Ciao, ciao! E se ora andassimo a fare qualche lavoretto sul nostro computer, nonna Pig? Sì, andiamo a scrivere qualche numero e qualche lettera anche noi. Da quanto tempo abita qui? Dallo scorso martedì. Oh,
Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie. Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie. Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là. Così anche il cielo. Cielo e mar, cielo e mar. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro? Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama Faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo. Si chiama Faro proprio perché ha un grandissimo faro qui sulla cima. Accipicchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. Oh! E quando c'è la nebbia uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno Coniglio. Godetevi il blu del mare e del cielo. Certo. La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia. Dai, mettiamoci a giocare a nascondino. Conto io. Uno, due, tre. Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me. Eccomi, sto arrivando. Eccovi qua! No! Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo! Dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Furbo il mio George! Mamma Coniglio, lei perché non va a lavorare? Ma io lavoro, Susie! Chi credi che badi a questi due coniglietti? Ci pensi tu, mammina! E voi potreste aiutarmi rimettendo a posto i giocattoli prima che qualcuno ci scivoli sopra. Ah, è arrivata mia sorella! Buongiorno! Buongiorno, signora Coniglio! Ciao, zia! Non mi posso fermare a lungo, mi aspetta un mucchio di lavoro oggi. Alla cassa del supermercato, al carretto dei gelati e poi devo guidare l'autobus. Quindi ci vediamo dopo, sorella! A dopo, sorella! La signora Coniglio è scivolata su un giocattolo di Richard. Oh, la mia povera caviglia! Vuol dire che dovrò saltellare! No, devi restare qui da noi finché non starai meglio. Ma ho tantissimo lavoro da fare oggi. Andrò io a lavorare al tuo posto. Qual è il tuo primo impegno? Cassa del supermercato. D'accordo! Rebecca, prenditi cura di tua zia. Sì, mammina! Mamma Coniglio arriva al supermercato. Grazie al cielo è arrivata, signora Coniglio. La signora Coniglio è malata, prendo io il suo posto oggi. Lei non è la signora Coniglio? No, sono sua sorella, mamma Coniglio. È qui che devo sedermi? Sì. Ha mai lavorato a una cassa prima d'ora? No. Quanto costa? Oh, non ne ho idea. Perché io ho un buono. Lei accetta un buono libri? Posso pagare con la carta? Susie Pecora ha indossato la sua divisa da infermiera. Non si preoccupi, io sono soltanto una finta infermiera. Tiri fuori la lingua e dica forte Casa di Rebecca Coniglio, pronto? Chi è che parla? Sono mamma Coniglio, da voi va tutto bene? Sì. Mi fa piacere perché qui sarò occupata tutto il giorno. Allora come farà con gli altri lavori della signora Coniglio? Signora maestra, guardi, Peppa è caduta a terra. Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa e poi le mette un cerotto. Ora ti senti un po' meglio? Sì, molte grazie. Dunque, ascoltate, forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola. È di nuovo in ritardo? No, Susie, Pedro Pony è ricoverato in ospedale. Oh! E oggi noi andremo tutti a fargli visita. Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale. Una raccomandazione, restate vicino a me, non vorrei proprio che vi perdeste. Sì, madame gazzella. Chiedo
scusa, signor Toro, sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte, destra, sinistra, destra, tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra. Oppure potete prendere l'ascensore. Probabilmente dorme, perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo. Ciao, amici miei! Ciao, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato. Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro! Nonno Cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma Pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora Coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. È il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo. D'accordo, saltate su. Che peccato, non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva, stiamo salendo in cielo. Certo, e può salire su in verticale. Oh, scendere giù in verticale. Evviva! Oh, e anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza! Emergenza! Chiamata per l'elicottero di soccorso! Sto arrivando! Siete fortunati! C'è un lavoro da fare! Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Muu! Buongiorno, cara signora Coniglio! Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato! Ricevuto, signor Toro! Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita! Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Io invece voglio imparare a suonare il bongo piatto. Quello è un boran, uno strumento irlandese. Lo devi battere con una bacchettina, così. Io ho preso un tamburello. Un'ottima scelta, Pedro. Se preferisci puoi anche scuoterlo così. Io ho preso un grosso tamburo. Ah, quella sarebbe la gran cassa. Non so come si chiama questo strumento, ma per suonarlo si sfrega. Quello, Candy, si chiama guiro ed è arrivato fino a qui direttamente dal lontano Sud America. E come sei arrivato fin qua? L'ho portato io al ritorno dalle vacanze. E queste cosa sono? Quelle sono delle maracas. Le ho comprate in un negozietto di strumenti quando ero in Spagna. Questo qui è un triangolo, senta. Mio padre vende questi strumenti in confezioni da 10, signora maestra. Ti ringrazio, Freddy, lo terrò ben presente. Non c'è bisogno di andare tanto lontano per acquistarli. Grazie! Come si chiamano? Queste sono delle nacchere. Il mio papà vende anche quelle, però in confezioni da 5. Grazie, Freddy. Olè! Visto? È in questo modo che si suonano le nacchere. Ecco a te, Emily. Devo proprio farla anch'io, la danza. Oh, no, basta che tu faccia il suono click-clack, tesoro. Ah,
vedo che tu invece hai preso i piatti. Sì! Ora sai che suono fa il tuo strumento. Possiamo provare a suonarli tutti insieme, pronti? Ai posti, via! Fermi, fermi, fermi! Questa non è musica, è solo un fastidioso rumore. Chiunque può fare bang, bang, bang. Ma per fare musica ci si deve ascoltare a vicenda e seguire bene il tempo. Senta, Madame Gazzella, io non riesco ad ascoltare e suonare insieme, è difficile. Chloe! Chloe! Oh, Chloe! Ciao, ciao! Questi sono i miei amici, Simon Scoiattolo e Belinda Orso. Potete chiamarmi Sai, è l'abbreviazione di Simon. E io sono Be, che è l'abbreviazione del nome Belinda. Io sono Peppa. Ti chiameremo Pe. Oh, e lui è il mio fratellino George. Ti chiameremo Gio. Oh! Non ci avevi detto che i tuoi cuginetti sono dei bebè, Chloe? Non è vero, io non sono una bebè. Ma siete tutti e due piccolini. Io sono grande, il mio fratellino George è piccolo. Perché non facciamo tutti un gioco? Sì, io direi di giocare a nascondino, Chloe. Noi non giochiamo a sciocchi giochi per piccolini ormai. Noi siamo quasi adulti, carina. Idea, facciamo il gioco del no e del sì. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora. Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente! Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace! Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio! Basta, mi arrendo! Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo! Io non dico mai né sì né no! Ah, ho vinto! Hai detto sì e no! È stato divertente! Adesso giochiamo un altro gioco! Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? Tre orologi convengono molto più che uno. Papà, hai un campanello per la bici, per favore? Sì, quanti ne vuoi, figliolo? Uno, me ne basta uno. Ma io li vendo in confezioni da due. Freddy Volpe adesso ha due campanelli per la bici. Fantastico! Grazie, papà! Il mio papà mi ha dato due campanelli. Sentite! Oh! Oh! Che altro ha il tuo papà nel suo furgoncino? Ha tutto quello che può servire. A che cosa giochiamo adesso? Perché non facciamo una gara di biciclette? Con in premio una grande coppa luccicante per chi vince la gara. Ma dove la possiamo trovare, una coppa? Già, dove la possiamo trovare, una coppa? Vedrò che cosa posso fare. Non c'è nulla di più comodo che avere una betoniera, perché nel caso Papà, in cui... ce l'hai una grande coppa luccicante per il vincitore della nostra gara di corsa in bici? Dimmi una cosa, è una gara molto importante la vostra. Sì, e come, è importantissima. Questa può andare? Oh, grazie, papino! È d'oro! Quasi! È plastica dorata! Oh! Ho la coppa per il vincitore! Ed è fatta di plastica dorata, guardate! Oh! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà. Oh! Ah! E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD. I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni! Possiamo dividerci una coppa in sei. Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi. Evviva! Io faccio la teiera. E noi facciamo le tazze da tè. Ecco, ora sei
Lei lavora con la creta, sai, Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide, così potranno contenere dell'acqua vera. Va bene, venite con me. Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche. Facciamo questo servizio da tè. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida, così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. Ma allora è facilissimo, Mamma Zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Anna, ho rovinato tutto, uffa. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un baco fatto di creta che non può far la seta. È un verme tutto a zigzag. Poi lo facciamo girare in tondo, così. Mamma Zebra ha un po' di bitorcioli. Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico. Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze. Controlliamo se avete indossato tutti la tuta da ginnastica. Pedro indossa un costume da supereroe. Pedro, dov'è finita la tua tuta? Nel mio armadio. Ero convinto che oggi fosse la giornata in maschera. Venite con me, piccoli. Questa è la palestra dove anche le mamme e i papà vengono ad allenarsi e divertirsi. Vi state divertendo tutti? Sì, molto, Madame Gazzella. Il vostro allenatore quest'oggi sarà Nonno Coniglio. Ma dov'è finito? Buongiorno, piccini. Siete pronti per fare ginnastica? Sì, siamo pronti. Dobbiamo farlo anche noi, quel salto? No, quello è riservato ai grandi atleti come me, non ai piccoli esploratori come voi. Ma noi non siamo esploratori. Dopo la mia lezione lo sarete. Ma tu... tu sembri un supereroe, piccolo! È soltanto per finta! Niente è meglio della finzione! Bene, ora riscaldamento! Coraggio, piccoli, corsa sul posto! Muovete le braccia! Ora allungatevi! Allungatevi! Ora traballate come una gelatina! Ora che siamo tutti riscaldati, possiamo incominciare. Incominciare cosa? La vostra grande avventura. Dovrete far finta che la palestra in cui ci troviamo sia una giungla. Ma non sembra per niente una giungla. Dove sono gli alberi? Li dovete immaginare, gli alberi, la pioggia, il fiume che scorre veloce ai vostri piedi. La vostra prima avventura sarà camminare su questa trave per guardare il fiume. Ma è facilissimo! Ah, ma è notte fonda! E tira un gran vento! Che cosa? È quello che mi è successo una volta! Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. E ora tocca a me. L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai. L'aereo di George fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Proviamo a fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu.
Peppa e George hanno fatto un grosso aereo blu. Papa Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare. Ciao, ciao, aeroplanino blu. Ciao, ciao. Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papa Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. La pioggia ha provocato un'inondazione. La nostra casa è diventata un'isola sperduta. Pozzanghere di fango, sto arrivando! Wow! Oh! Chi ha messo qua tutta quest'acqua? Come facciamo a fare la spesa? Papà dovrà raggiungere i negozi a nuoto, poverino. Arriva nonno Pig in barca. Buongiorno a tutti! Gran giornata per un giro in barca! Sì! Noi stiamo andando a fare la spesa! Avete bisogno di qualcosa? Sì, grazie! Ci potete prendere qualche pomodoro e un pacco di spaghetti? Pomodoro e un pacco di spaghetti! Polly Pappagallo ripete tutto quello che sente. Polly ci fa da lista della spesa! È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Possiamo venire in barca con voi! Saltate a bordo! Guarda! Quella è la casa di Susy Pecora! Noi andiamo a fare la spesa! Avete bisogno che vi porti qualcosa? Mamma! Abbiamo bisogno di comprare qualcosa! Sì, ci serve il cioccolato! Cioccolato, per favore! Cioccolato! Ciao, ciao, Danny! Ciao, Peppa! Sto dando una mano al nonno cane! Salviamo la gente in difficoltà! Bravissimi, siete dei generosi! Voi avete bisogno di comprare qualcosa? Oh, forse mi servirebbe il giornale! E a me un fumetto! Giornale, fumetto!